Dal Gambia, dal Senegal, dalla Nigeria, dalle due Guinee, dal Ghana, da tutta l'Africa subsahariana e naturalmente da Napoli. Si gioca a calcetto al centro San Francesco di Marechiaro, un piccolo torneo di grande valore sociale all'interno del progetto di accoglienza di alcuni di quei giovani rifugiati che lo scorso 28 maggio sbarcarono a Napoli da una nave di Medici Senza Frontiere. Queste manifestazioni non è la prima, ne abbiamo fatte tante durante l'anno, servono appunto a creare questo clima di comunità tra i residenti, i ragazzi qui di Marechiaro e gli ospiti extracomunitari dell'istituto. Si sta creando un rapporto con questi ragazzi, i ragazzi scendono a mare qui a Marechiaro, stanno creando rapporti di solidarietà e di amicizia con i residenti ed è qualcosa che funziona veramente, veramente bene. Noi di questo siamo particolarmente felici come associazione, non solo come associazione ma come comunità qui a Marechiaro. Al centro comunale di Marechiaro i ragazzi sono ospitati in via temporanea sotto la guida degli operatori dell'associazione Borgo Marechiaro in attesa delle nuove destinazioni. L'amitié et tout, l'ambiance et tout, 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 l'ambiance tout. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci à tous les Italiens, grazie a M. Lassad. Ci siamo preparati come si deve, l'accoglienza penso è una delle migliori in Italia. I ragazzi stanno bene, sono calmi, sanno esattamente cosa stanno facendo qui e soprattutto quale sarà il loro destino, perché lo sanno che saranno trasferiti tutti. Tutte le mattine c'è un corso di italiano, anzi sono tre corsi di italiano per tre gruppi diversi, sono livelli diversi. Il pomeriggio ci sono associazioni esterne che vengono e fanno dei laboratori, abbiamo fatto molti tipi di laboratori, grafici, disegni, teatro, vanno spesso al mare, siamo a Marechiaro. Non possiamo non andare al mare. Sulle pareti della struttura i ragazzi hanno dipinto i simboli della loro Africa e un murale dedicato al drammatico viaggio in mare con cui hanno raggiunto l'Italia. Oggi è una partita che vedo coinvolti appunto tanti adolescenti napoletani e non napoletani, ma in realtà realizziamo un progetto di integrazione in questo luogo ormai da tempo. E abbiamo accolto ad ottobre i ragazzi che sono arrivati appunto con uno sbarco il 23 ottobre scorso e questo è un luogo in cui noi vogliamo accogliere nel migliore dei modi i ragazzi che vivono queste esperienze anche devastanti e che accompagniamo poi in percorsi gradualmente di inserimento nella nostra comunità.